Ok, uno, due, tre, pacchi tre. Tre volte è tornato il corriere in questi giorni e beh sì, sono un po' impaziente di vedere cosa c'è all'interno perché ho ordinato un paio di cosette e voglio vedere se sono come me le immagino. Il primo pacco arriva dalla Germania ed è morbido. È morbido perché mi sono divertito a creare delle magliette personalizzate, che è una cosa che mi è sempre piaciuta fare e spero proprio che siano venute bene. Mi sembrano venute abbastanza bene, che dite? Sì, dai, non sembrano niente male, però me le proverò e poi vediamo come sono. Magari ve le faccio vedere nei prossimi video. Anzi, ve lo annuncio e vi aspetto domenica alle 19 perché uscirà la recensione finalmente di iPad Pro. Perciò segnatevelo in agenda così da non perdere l'appuntamento. Secondo pacco, pacco enorme, viene da Amazon. Questo fa parte della mia attrezzatura per girare video, perché vi dirò, avevo bisogno di un cavalletto un po' più leggero. Io di solito utilizzo un cavalletto della Manfrotto, molto buono ma anche piuttosto pesante. Quindi ho cercato un cavalletto che fosse leggero da viaggio. Questo è della Kuhlmann, tra il resto non costa nemmeno tantissimo, però ha la particolarità di essere molto leggero, almeno più leggero di Manfrotto, perché dovremmo essere intorno al 1,2 kg, ma soprattutto è più piccolo da trasportare, con una lunghezza da uso di 50 cm. Leggero leggero, vediamo anche se è buono, e se è buono me lo porto nel mio prossimo viaggio, perché dovete sapere che anche quando vado in giro mi piace riprendere qualche video in esterna, perché amo le riprese in esterna. Ultimo pacco, che è il più pesante, e questo arriva da Milano. Ho un po' di, sto aspettando un po' di cosette, devo dire la verità, per cui sinceramente non so cosa c'è all'interno. Adesso lo vediamo subito. Ok, un po' di carta. Ok, allora, QNAP. Chi ha visto uno dei miei recenti video sa di cosa parlo. QNAP è un'azienda che realizza DAS, del resto molto molto buoni, e mi ha contattato per farmi provare il nuovissimo TS253A. È un NAS due dischi con la particolarità di avere al suo interno un processore Intel Celeron e una potenza tale da poter gestire tranquillamente filmati in 4K. È indicato sia per l'utilizzo, diciamo, da ufficio, da studio domestico, che per un utilizzo multimediale dotato di telecomando e di doppio sistema operativo con Linux. Perciò non vedo proprio l'ora di provarlo. Io come sempre vi ringrazio per aver visto anche questo video e beh, vi aspetto al prossimo, l'appuntamento ve l'ho dato e ci vediamo sempre qui su Pensare Mac. Ciao!